Allora, direi che possiamo cominciare. È arrivato il segretario, quindi possiamo cominciare. E grazie. No, infatti la vice forse non era prima, tanto qualcosa mi viene. Buongiorno a tutti. Come abbiamo avuto modo di dire in questi giorni, questa per noi è un'occasione importante perché presentiamo un progetto a cui stiamo lavorando da qualche mese con un gruppo di amici, tra i quali ci sono dirigenti del partito, simpatizzanti, amministratori locali e in generale ci sono soprattutto appunto amici che in questi 2 anni e mezzo mi hanno seguito, accompagnato, mi hanno dato una mano anche a fare politica nel migliore dei modi. E insieme abbiamo deciso di partire da quest'idea che si chiama appunto Progetto Scenario, che oggi cercheremo di illustrare con Davide, che curerà un po' la comunicazione, è noto più come Gianni Cuperlo col K che come Davide, ma è un esperto di social media, e con Jonata Gattichi, che è un consigliere comunale di Città di Castello, oltre ad essere un caro amico e anche un militante del Partito Democratico da tempo, alla faccia da giovane ma fa politica da 12 anni, quindi insomma è un veterano della politica, direi. E comincio dal perché da parlamentare umbra mi è sembrato necessario fare qualcosa di questo tipo. Ho visto, anche leggendo i giornali locali, che soprattutto negli ultimi tempi va molto di moda per fare politica sul territorio costituire cordate, correnti personali e per poi magari utilizzarle come legittimo, come giusto, nessuno è ingenuo qui in occasioni congressuali. Io penso che restituire qualcosa al territorio, un po' per la mia età anagrafica e un po' anche per la fortuna che ho avuto di spendere così presto la passione politica ai massimi livelli nelle istituzioni, per me comporti un onere diverso, il cambiar verso anche in questo senso, cioè fare politica sì sul territorio, fare sì iniziative sul territorio, ma non per costruire cordate personali, per restituire un insieme di relazioni, di visione, di pensiero alla comunità del territorio che anche di questo ha bisogno. E quindi da qui nasce Progetto Scenario. E saranno inizialmente 4 iniziative nelle 4 più grandi città dell'Umbria. Cominceremo il 23 gennaio da Foligno e la caratteristica sarà che non saremo in luoghi convenzionali, cioè non saremo in sale conferenze di alberghi, non saremo nelle sedi di partito, saremo in questo caso nella sede di una grande eccellenza umbra, che è Umbria Cuscinetti, quindi ringrazio la famiglia Baldaccini che ci ospiterà presso la propria azienda, e lì parleremo di innovazione, nel luogo in cui diciamo durante la settimana si fa innovazione. Noi un sabato nel pomeriggio cercheremo di capire cosa c'è dietro l'innovazione e lo faremo ospitando personalità di livello almeno nazionale, e in questo caso avremo con noi Gianni Riotta e Alessandro Chessa del DMT di Lucca, ma lo faremo anche dando spazio al territorio, cioè in potremmo dire stile Leopolda, le esperienze del territorio avranno 7 minuti ciascuna, che si tratti di un'azienda, di una scuola, di un'amministrazione locale, per raccontarci come fanno l'innovazione, come vivono l'innovazione. Quindi mettiamo insieme, da un lato, diciamo, la lezione frontale, cioè l'esperienza teorica di chi ha studiato l'innovazione, e dall'altra l'esperienza concreta di chi innovazione la fa tutti i giorni, dando possibilità di sviluppo al nostro territorio. E così sarà per tutte le altre iniziative, in particolare la seconda la faremo a Città di Castello il 20 di febbraio, anche lì saremo in un luogo non convenzionale perché sarà la sala parrocchiale della Madonna del Latte, una nuova sala parrocchiale, saremo in un luogo in cui i partiti normalmente non vanno e in cui la politica normalmente non va, in cui invece bisogna imparare a tornare, e parleremo con le associazioni di volontariato, con le organizzazioni sportive, con tutti quelli che fanno partecipazione. E lo faremo insieme a Giuliano D'Empoli, che è l'ideatore e promotore del nuovo think tank renziano Volta, che è stato presentato alla Leopolda, e insieme a Riccardo Luna, che oltre ad essere il digital champion del governo è quello che ha creato una rete di campioni digitali che ha attraversato l'Italia e anche l'Umbria, perché andando a Venaria, a Torino, ho incontrato un sacco di giovani e meno giovani umbri che fanno parte di quella rete di innovatori digitali che vogliamo incontrare, a cui vogliamo chiedere come la partecipazione politica diventa attiva anche lì.
Ecco, quindi andremo a Perugia, andremo a Terni, lo schema è lo stesso e magari ci sarà modo di rivederci a metà di questo percorso per raccontarci cosa saranno le altre due iniziative. L'idea è quella di creare una rete dal basso partendo dai temi che sono per noi cruciali, quindi naturalmente lo sviluppo economico e in questi giorni è sicuramente un tema scottante, la integrazione. Ci sono, l'ho già detto, molti giovani, molti amici che sono tra i promotori, ma ovviamente Progetto Scenario nasce come una comunità aperta. Aperta a tutti quelli che vogliano aderire, che siano iscritti, simpatizzanti del PD o no, perché nasce proprio per questo, per aprire il partito a quei luoghi dove il partito non arriva più, per aprire la politica a quei luoghi dove la politica non arriva più. E quindi insomma invitiamo chiunque abbia voglia di darci una mano a far politica così, quindi a creare una connessione tra il livello nazionale e le comunità territoriali, che non passi necessariamente per fare le tessere ad un congresso, ma passi per dare un contributo di competenza, di conoscenza e di passione, a venirci a trovare sia personalmente a queste iniziative che nel nostro sito, che è www.progettoscenario.it, all'interno del quale la sezione collabora serve proprio per darci una mano anche in questo senso. Io adesso lascio la parola a Davide Astolfi, che vi ho già presentato, che è appunto un esperto di social media e curerà la comunicazione e il web di Progetto Scenario, e poi a Jonathan, che ci racconterà perché per far politica è importante utilizzare anche strumenti di questo tipo e perché oggi i partiti hanno bisogno anche di questo, e credo che Jonathan sia la persona giusta per farlo. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie di essere qui. Io vi racconterò un po' come nasce questa iniziativa, questo progetto, da un punto di vista diverso. Abbiamo qui vari punti di vista: Jonathan, che è una persona che fa politica sul territorio, Anna, che fa la cerniera tra il livello nazionale e il Parlamento e il territorio, e me, che svolgo un rapporto con la politica molto diverso. Io collaboro con Anna, sono un po' per caso, un po' per mestiere diventato esperto di comunicazione politica e di social media, e insieme ad Anna da tempo abbiamo iniziato un'esperienza di mettere in rete le informazioni, gli approfondimenti che svolgevamo intorno al suo lavoro parlamentare, e quindi abbiamo iniziato a costruire un blog che abbiamo chiamato inizialmente Lo Scenario. E abbiamo notato quanto fosse utile, interessante e necessario andare oltre la superficie in un'epoca in cui la politica ormai è proiettata così tanto nella contemporaneità che viaggia nei social network in tempo reale, non ti dà tempo di respirare e di riflettere. Noi abbiamo sentito il bisogno, in questo tempo che è fatto così, di tornare a riflettere. Siamo partiti da un blog che appunto si chiamava Lo Scenario, e in questo le riflessioni che nascevano intorno a questo blog, che inizialmente erano mie, di Anna soprattutto, e mie, poi hanno incontrato un'altra esigenza, e da qui che abbiamo pensato di estendere e di mettere a valore il ruolo straordinario che può avere Anna, che è così giovane, già in Parlamento, con un ruolo così importante, e che può permettersi quindi di restituire alla comunità la capacità di fare da cerniera tra questo livello e quello che sta sui territori. Si dice comunemente che noi viviamo ormai nella politica disintermediata. La disintermediata che cosa vuole dire? Che rende più difficile l'intermediazione tra il cittadino che vuole partecipare e il livello e la politica stessa. Gli individui, i cittadini, hanno ormai una quantità di modi per fare politica, per partecipare alla vita politica, molto più ampia rispetto all'epoca dei partiti organizzati a forma di piramide, che permangono per certi aspetti ma che sono sempre più in declino in tutto l'Occidente. Esistono quindi tanti modi di partecipare alla politica, e noi abbiamo pensato che mettere insieme questa esperienza qua, aprendo l'idea che avevamo avuto a contributi e costruire quindi una cerniera tra quel livello e il territorio, e in modo da dare nuove forme di partecipazione a chi vuole avvicinarsi alla politica, che sono per certi aspetti non convenzionali ma che sono fondamentali per la politica, perché sennò la politica rischia di diventare
burocratica. Il Partito Democratico, se non si apre a nuove forme di partecipazione che nella cittadinanza sono sempre più forti e più richieste, rischia di diventare un partito burocratico, che e questa è in qualche modo è un pericolo per la nostra democrazia e per la nostra, e per la nostra partecipazione. È per questo che noi abbiamo pensato di passare dallo scenario che era il nostro blog a questo progetto scenario, cioè quindi di aprire il blog e la rete a chiunque voglia collaborare, ma di far trasformare la rete e la comunità in approfondimenti e incontri che si svolgono di persona, fare una rete di persone che si incontrano e che quindi possono scambiare dialogo, partecipazione, esperienza. Questo è un po' il punto di vista, insomma, che dal lato mio, che ho potuto in questi mesi collaborare con Anna al suo lavoro, sia per quanto riguarda i contenuti che la comunicazione, e questo è il contributo che mi sono sentito di dare e che trovo straordinario e molto attuale, il contributo che penso che possa essere molto valido per costruire dei momenti di dialogo tra territorio e politica a livello nazionale, momenti di approfondimento e esperti che altrimenti sarebbero, diciamo, barricati nelle loro stanze d'avorio per certi aspetti, non avrebbero molti strumenti per interagire con un territorio come quello umbro, che è per certi aspetti molto periferico rispetto ai grandi dibattiti nazionali. Grazie. Grazie, io aggiungo poco a quanto già è stato detto da Anna e da Davide, perché hanno già ben individuato il motivo per cui ci troviamo oggi a presentare questo progetto e le ragioni che questo progetto muovono. Io mi limito a sottolineare come questo nasca dalla consapevolezza che io ad esempio in particolare ho avuto modo di maturare durante l'esperienza nella quale ho svolto il ruolo di segretario di Città di Castello, ma anche comunque condivisa anche dagli altri, sentendola proprio come un'esigenza di disaffezione della società umbra e della società nazionale in generale nei confronti degli strumenti classici della politica e quindi della classica partecipazione alla politica. Lo diceva prima Davide, il succo sostanzialmente è questo: in un momento in cui la forma di partecipazione cambia, nel momento in cui c'è forse anche più un rapporto diretto tra il singolo cittadino e la politica, che ad esempio i nuovi strumenti di comunicazione mettono a disposizione, si rischia anche un isolamento di chi poi si rapporta con la politica soltanto con strumenti di comunicazione come può essere i social network o il network o internet. Quindi da questo punto di vista, avere la possibilità di poter interloquire con dei punti di riferimento nazionali ed europei che Anna riesce a darci attraverso il suo ruolo a livello nazionale può essere un momento nel quale chi fa politica, la società umbra, come anche penso a livello nazionale possa riferirsi in questo ragionamento, si senta meno isolato ed abbia la possibilità di partecipare ad un confronto appunto democratico. Quindi da questo punto di vista, se vogliamo, è questo l'obiettivo e il senso dell'iniziativa, anche l'uscire dalle sedi tradizionali dei partiti, riuscire cioè ad arrivare a nuovi modelli partecipativi che permettono appunto di trovare forse un nuovo innamoramento nei confronti della politica, perché se c'è disaffezione nei confronti delle classiche strutture partitiche, e questo lo possiamo constatare in Umbria ma come in tutto il livello nazionale, d'altro canto non c'è un disaffezionamento nei confronti della politica, anzi c'è molta attenzione, ma da questo punto di vista si rischia appunto che il singolo resti isolato nei confronti di un dibattito nazionale in cui non ha più punti di riferimento, e questa occasione che Anna si mette a disposizione, secondo me, è una grande occasione per l'Umbria, è una grande occasione per il Partito Democratico di riuscire appunto a ritrovare un rapporto con la migliore società umbra, e poi a livello nazionale Anna fa bene il suo lavoro, quindi anche a livello nazionale può essere un nuovo metodo per riuscire a trovare nuove forme partecipative che coinvolgano ecco, la società. Io non aggiungo altro perché molto è stato detto da Anna e Davide, e il senso quindi penso che siamo riusciti ad esplicarlo. Poi credo che se ci saranno domande verranno formulate direttamente ad Anna. Grazie. Siamo stati brevi, direi, anche questa è una novità, insomma, per la politica, no? Quindi forse già un segnale positivo. Non so se ci sono domande, se c'è qualche curiosità. Altrimenti ovviamente vi aspettiamo a Foligno il 23
gennaio, quando le curiosità le toglieremo tutti. Ma volevo chiedere solo Perugia dove lo fate? Anche se ci dite le altre due location, se ci guarda, le location ve le diremo, anche perché quando abbiamo stabilito le date, ovvero credo 3 mesi fa, il 27 marzo c'era sfuggito che è Pasqua, e quindi direi che la settimana sarà la settimana dopo. E quindi le prossime due location, Perugia e Terni, ve le diremo dopo, a metà mandato, diciamo. Faremo la verifica come si faceva una volta, come fanno gli americani, altra cosa nuova per la politica italiana. Faremo la verifica a metà dopo Città di Castello e ci aggiorneremo sulle altre due iniziative. C'è altro? Va bene così. Allora, permettetemi solo di dire grazie davvero, io non li cito tutti perché me ne dimenticherei qualcuno, però veramente grazie a chi ha permesso tutto questo, perché è il frutto di riunioni fatte di sabato pomeriggio quando normalmente si ha di meglio da fare, e quindi frutto di volontariato, vero? La politica fatta di volontariato è forse la cosa più buona che ci rimane, e quindi voglio ringraziare tutti quelli che sono qui e quelli che non ci sono, giovani e meno giovani, e naturalmente siete tutti invitati il 23 gennaio alla sede di Umbria Cuscinetti, non solo per ascoltare Gianni Riotta, Alessandro Chessa, ma anche per ascoltare tanti umbri forse meno noti, perché li invitiamo poco alle iniziative di partito, che però l'innovazione la fanno sul serio, e lì secondo me qualche curiosità ce la toglieremo davvero. Grazie e buona giornata.